La canzone Princesa si basa quasi integralmente sul libro omonimo. È la storia di una persona realmente esistita e si chiamava Fernandinho Farias de Albuquerque, figlio di Manuel e di Cicera, ma si firmava Fernanda o Princesa. Nacque in Brasile e già a 6 anni si sentiva femmina. Venne in Europa perché in Brasile, come travestito, rischiava parecchio. Dopo un passaggio in Spagna, venne in Italia dove continuò a prostituirsi per riuscire a operarsi e completare la sua trasformazione in donna. Purtroppo finì in carcere per tentato omicidio verso la padrona di casa che le aveva rubato i suoi risparmi, che tra l'altro le servivano per tornare in Brasile. Fu durante i 6 anni passati in carcere che entrò in contatto con Maurizio Iannelli, che fu quello che tecnicamente scrisse il libro, che fu pubblicato nel 1994 dalla casa editrice messa su da Renato Curcio. Nel 1995 fu pubblicato anche in Brasile con un buon successo. Viene ripreso e ristampato addirittura nel 1997 dai tipi della Est di Milano. Nel 2001 Enrique Goldman ne fa un film per la distribuzione della BIM. Fernanda, Princesa, uscita dal carcere, farà la segretaria presso la casa editrice che aveva pubblicato il suo libro. Morì suicida nel 1999, senza riuscire a raggiungere il suo sogno di avere un corpo totalmente femminile. Fabrizio De André, come abbiamo detto, per la sua canzone si basò su questo libro ampiamente. Diceva: il primo marchio che la società imprime consiste nell'impartire un sesso unico e definito all'individuo, senza tener conto del chiaroscuro dove si nasce. L'emarginazione può essere il prezzo che si paga per assomigliare al proprio desiderio. La canzone, sulle note di un tango molto bello e avvolgente, ripercorre la vita di Fernanda. C'è un'unica, grande e significativa differenza. Nel libro la storia si interrompe con il tentato omicidio e il carcere. De André, invece, un po' come aveva fatto con la canzone di Marinella, preferisce darle un finale migliore. La canzone termina con una serie di parole portoghesi, come una sequenza di immagini, dice De André. È il riepilogo dei passaggi fondamentali della vita della protagonista, un elenco di gioie e sfortune incontrate nelle tappe delle sue varie metamorfosi. La musica accompagna questa evoluzione passando da tonalità maggiori a minori e sottolineando in quel martellare di cembali il miraggio della felicità, fino a ritornare all'infanzia brasiliana.